aree blu, strisce blu, tutto si allarga anche alla zona di San Fruttuoso. Residenti e commercianti sono in subbuglio. La Lega Nord organizza una manifestazione per oggi pomeriggio alle 3:30. I motivi della rivolta. Sì, noi riteniamo che le aree blu portate a San Fruttuoso non siano di beneficio né per i residenti né per i commercianti. Per i residenti perché dai dati di Genova Parcheggi, quindi direttamente alla fonte, sappiamo che ogni due macchine regolarmente registrate in area abbiamo uno stallo regolare di sosta, per cui già così la zona sarebbe comunque in sofferenza. E il pagamento di 25 euro mensili, annuali sicuramente sarebbe un balzello che non garantirebbe alcun parcheggio ai residenti, quindi la situazione sul territorio non verrebbe assolutamente migliorata. Per i commercianti è un ulteriore aggravamento di quello che è la situazione generale economica che viviamo in questo momento, perché i loro clienti sarebbero costretti a pagare 1,50 euro all'ora con evidenti difficoltà di movimento, e in più chi utilizza la macchina per recarsi al lavoro perché è impossibilitato a utilizzare i mezzi pubblici sarebbe in grosse difficoltà. Ma nella zona di San Fruttuoso è in realtà in atto un piano, fra virgolette, diabolico. Tre differenti tipi di soste di pagamento nello stesso quartiere. Sì, tre differenti tipi di regolamentazione della sosta, perché avremo area blu, avremo ZSL alle spalle dell'area blu e avremo la ZSL stadio che entrerà in vigore che entra in vigore quando ci sono le partite di calcio, cioè un caos indescrivibile. Le persone non sapranno mai quando e come potranno parcheggiare. Ma questo sistema potrà essere cambiato, modificato, annullato? Quali piani per il futuro? Quali visioni? Noi crediamo che in previsione futura, quindi anche evidentemente con un cambio della maggioranza che attualmente governa la città, sia assolutamente necessario rivedere il sistema delle aree blu. In alcune zone il sistema, soprattutto nelle zone centrali, può aver avuto dei risultati, in altre zone sicuramente non ha avuto i risultati previsti. Certamente va rivisto il sistema tariffario che è troppo alto per alcune zone.